Ci troviamo a Chioggia, che è una città che vive di pesca e tutta la storia di Gesù è avvenuta per strada, è avvenuta in contatto con dei pescatori, i suoi apostoli erano dei pescatori e il libro racconta questa vita e racconta questi incontri, incontri che avvengono per strada ed è un libro che cerca di parlare del Vangelo, ricordando che nel Vangelo non ci sono soltanto parole, non ci sono dottrine, ma ci sono anche sguardi e gesti. E dunque era possibile incontrare Gesù concretamente e essere affascinati da lui, da come parlava, da come ti guardava e da come ti accoglieva. Per conoscere Gesù non è importante conoscere innanzitutto le sue idee o quello che ci ha insegnato a fare, la sua morale, ma è soprattutto incontrare la sua persona. Ecco perché il libro di Andrea Tornielli è un libro esperienziale che ci permette di entrare in maniera viva nel vissuto della vita di Gesù. È un libro che tenta di riempire anche quei silenzi, quei vuoti, di darci quelle suggestioni che possono aiutarci a immaginare anche tutto quello che il testo stesso non dice. L'aiuto di questo libro è quello di insegnarci non soltanto a leggere il Vangelo, ma a fare il Vangelo qualcosa di nostro, a farlo entrare nella nostra immaginazione non per inventarlo, ma per tornare a incontrare la persona di Gesù e perché questa persona di Gesù possa operare la stessa cosa che ha operato nei suoi discepoli. Gli ha cambiato la vita perché hanno incontrato qualcosa che ha stravolto la loro esistenza, perché ha dato loro un orizzonte nuovo. Li ha salvati perché hanno incontrato davvero una verità che li ha guardati negli occhi.